Ciao e benvenuti in questo canale. Se ti dicessi che con 200 grammi di lenticchie facciamo il doppio di questa preparazione qua di tofu o polpettine o polentina, chiamala come vuoi. A me piace definirla tofu perché avevo già messo la ricetta di questa preparazione tanti mesi fa e aveva riscosso parecchio successo. Tuttavia, problemi tecnici mi ha fatto pensare di togliere la ricetta, ma di migliorarla ulteriormente, perché durante questo anno ho semplificato ulteriormente la ricetta che avevate visto, se l'avevate vista prima. Qui troviamo la ricetta di una semplicità disarmante: 200 grammi di lenticchie di Criera, 900 grammi di tofu. Pensate quanto risparmio. Io da quando ho iniziato a fare questo impasto, semplicissimo, disarmante, potete farlo anche con i vostri bambini, non acquisto più tofu, il classico tofu polistirolo, che devi comunque continuamente condirlo e devi essere brava a cucinarlo, che dopo diventa buono, però inizialmente fa cagare. Invece questo è già buono così, è già buono così. Poi verso la fine della ricetta vi dirò anche come io di solito lo preparo, perché ci sono infinite preparazioni. Sono un po' inquietante con questo mattone qua in mano, ma è buonissimo, è strabuono. E a me ha lasciato, io direi che questa è la ricetta che ultimamente, una delle ricette che amo in assoluto di più, ma la ricetta rivelazione dell'anno scorso, perché mi ha fatto risparmiare una fraccata di soldi, perché se pensiamo bene, quanto costa il tofu acquistato, sì, è vero che è fatto di soia e ha altri valori nutrizionali, ma è anche vero che questa preparazione costa tantissimo meno, ma tantissimo, e soprattutto ci impieghiamo pochissimo a farlo. E ho provato anche a congelarlo e funziona anche. Quindi io le prossime volte che lo farò tutti e 400 grammi della confezione di lenticchie, farò il doppio della dose e metà lo congelo, anche se qui in casa lo adoriamo tutti, e quindi non so se farò ho in tempo a congelarlo. Comunque è anche congelabile. Scusate, la ricetta è drammaticamente semplice, è veramente disarmatamente facile, veloce, semplice, buona. È davvero la ricetta rivelazione del 2023, e devo dire grazie a mia figlia Michela, che si guarda gli youtuber, si guarda Instagram in inglese, perché adesso anche in italiano c'è questa ricetta qua. Io ne ho guardati tanti di video, io l'ho ulteriormente semplificata, perché sapete che a me piacciono le ricette semplici, facili e veloci. Quindi, bando alle ciance. Buonissimo questo tofu, andiamo subito in cucina e vediamo come lo prepariamo. La sera prima pesiamo 200 grammi di lenticchie, qualsiasi tipo di lenticchie va bene, mi raccomando, quello che trovate al supermercato. Mettiamo in una ciotola e copriamo con abbondante acqua. Lo lasciamo riposare tutta la notte. La mattina dopo le lenticchie sono belle, che aumentate di tantissimo volume. Le risciacquiamo con acqua fredda. Ecco. Perfetto, mettiamo nel frullatore con un cucchiaino di sale fino,
Poi prendiamo 500 grammi di acqua, pesiamo 500 grammi di acqua, vediamo. Perfetto. Coperchio. Frulliamo. Mi raccomando, frulliamo molto bene. Frulliamo bene, 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 bene. Prendiamo la padella antiaderente. Ci versiamo il nostro, le nostre lenticchie tritate. Accendiamo il fuoco. Continuiamo a mescolare, cuociamo tutto questo impasto, ci vorranno circa 10 minuti, cuociamo l'impasto finché bolle e si sarà un attimino addensato. Nel frattempo prendiamo un contenitore, io lo prendo rettangolare, un po' alto, perché poi aumenta tanto di volume, avete visto che ha aumentato le lenticchie, 200 grammi di lenticchie. Metto un po' di olio e cerco di, o utilizzo un dito e me lo sporco un po' e facciamo come, cerchiamo di sporcare non fino in alto perché tanto comunque non si riempie ovviamente il contenitore, cerchiamo di sporcare un po' ai lati, di modo che il nostro tofu, una volta che lo metteremo nel contenitore, non si raffreddi. Il contenitore di plastica non è adattissimo a questa operazione, perché appunto dopo il tofu sarà bello caldo. Sarebbe meglio un altro contenitore di vetro, ma il vetro ho paura che poi si rompa, e di acciaio non ne ho. Quindi io ho trovato comoda questa soluzione. A volte dobbiamo scegliere compromessi nella vita, è la flessibilità che ci permette di andare avanti, anche in una piccola ricetta come questa, flessibilità, perché è una ricetta fantastica. Quindi adesso andiamo a cuocerlo. La cosa che mi sento di dire fondamentale ed importante è fatelo cuocere bene. Cioè, molte persone mi hanno scritto, dopo aver visto la prima volta che ho messo questa ricetta qua, che gli è risultato molle, non bello consistente come quelli che faccio io, che avete visto magari su Facebook o su Instagram, nei miei social. Ogni tanto lo posto perché una volta alla settimana lo faccio. Ecco, mi raccomando, continuiamo a mescolare, è come se fosse tipo una polentina, quindi continuiamo a mescolare fin quando bolle. Una volta che vediamo che bolle, lo continuiamo a mescolare ancora, stiamo molto attenti perché comunque sul fondo tende ad attaccarsi, lo continuiamo a mescolare per ancora 2-3 minuti basta, una volta dal momento che lo vedete bollire. Mi raccomando, cuocere molto molto bene. Continuiamo a mescolare anche quando è, vedete che consistenza bella da pappetta, da polentina. Ecco, continuiamo a mescolare ancora per 3-5 minuti, così almeno siamo sicuri al 100% che sarà ben cotto. Ok, scusate se c'è poca luce, però mi auguro che si veda tutto, soprattutto la consistenza da pappetta. Allora, per evitare di buttare il meno possibile, cerchiamo con il leccapadelle, come si chiama, come lo chiamate voi questo attrezzo, leccapadelle,
e vedete, vedete, cercate di comprendere sempre la consistenza, deve essere ben cotto questo nostro tofu, polentina, chiamatelo un po' come volete, a me ha sostituito fantasticamente il tofu. Eccoci, cerchiamo di pulire per bene la pentola perché non lasciamo cibo nel lavandino. Qualcosa si sarà attaccato sicuramente, anche se siamo state bravissime, qualcosa si è attaccato lo stesso, eh? Allora, vedete, vi voglio far vedere che qualcosa comunque anche a me si è attaccato. Facciamo come con la polenta, mettiamo in ammollo. Poi il nostro contenitore gli facciamo così perché diventi questo. Lo lasciamo, vedete quanto è grande? Ecco, lo lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente, oppure se è inverno lo mettiamo sul davanzale della finestra, così raffredda prima e poi vediamo come utilizzarlo. Sono passate solo 2-3 ore lasciata fuori sul davanzale il nostro tofu. Vediamo adesso cosa succede. Ah, è un panetto meraviglioso. Guardate, con 200 grammi di lenticchie quanto tofu è uscito. Cioè, meraviglioso. Allora, cosa facciamo adesso con il nostro tofu? Ci sono tantissimi modi per poterlo mangiare, ma degustare. Già così, vi posso garantire che già così a pezzettini, nell'insalata, a così, tra virgolette, a crudo, senza un'ulteriore cottura, buonissimo. Però possiamo questo tofu qua lasciarlo macerare in un po' di olio e salsa di soia. Lo lasciamo macerare 2-3 ore, poi lo facciamo saltare in padella. Oppure lo possiamo impannare con acqua e farina di ceci. Lo possiamo impannare e far saltare in padella. Oppure lo facciamo in questo modo, perché adesso sto cucinando il pasto, il pranzo per Beatrice, che Beatrice adora, adora questo tofu. Lo taglio a cubetti. Delle dimensioni, queste sono le dimensioni allora, le irregolarità del fatto in casa è fantastica. Allora, lo mettiamo in una padella antiaderente. È un pasto, è un pranzo veramente velocissimo da realizzare. Ne faccio un pochettino di più perché Beatrice mi impazzisce per questo tofu fatto così e se lo mangia tutto per pranzo. Tagliato, andiamo sul fornello adesso. Messo sul fornello a fiamma bassa, mettiamo, condiamo con un po' di olio, salsa di soia. Ovviamente non saliamo perché c'è già la salsa di soia. Mescoliamo un attimo. Coperchio. Alziamo un attimo il fornello e facciamo tostare e dorare per qualche minuto. Poi continuiamo a mescolare. Thank you.